parte del programma con i saluti ufficiali. Inizio io perché sono qui per una circostanza assolutamente fortunata, non ho nessun merito per tale da portarmi qui oggi. E la circostanza fortunata è legata al fatto che l'edizione 2015-2018 del piano Lauree Scientifiche vede coinvolte tutte le aree che sono rappresentate all'interno dei dipartimenti dell'Università di Padova, tutte le aree, quindi tutti i dipartimenti che sono coordinati dalla Scuola di Scienze. Quindi il 100% delle attività coperte dal progetto Lauree Scientifiche insiste presso dipartimenti che sono coordinati dalla scuola che io presiedo. Quindi è veramente una circostanza fortunata e sono molto contento di darvi il benvenuto oggi. Queste azioni, che vedremo in dettaglio più avanti durante il corso del pomeriggio, sono finalizzate a costruire una stretta collaborazione di tipo formativo, di tipo educativo, fra istituti di istruzione secondari e università. E per avere queste attività è necessario avere delle buone idee, è necessario realizzarle in modo puntuale. È spontaneo che buone idee vengano poi realizzate automaticamente. Questo ce lo dice la termodinamica. In realtà, fra idee e realizzazione, certe volte possono passare dei periodi di tempo estremamente lunghi perché sfavorevole il fattore cinetico. E visto che siamo tutti fra colleghi scienziati, i chimici ci insegnano che il modo che si può adoperare per favorire il fattore cinetico è quello di aggiungere nel nostro sistema un catalizzatore, e il piano Lauree Scientifiche è proprio un catalizzatore. Catalizzatore che banalmente si traduce in finanziamenti. Quindi il messaggio da portare a casa, direi, da questa esperienza di oggi è che le idee sono buone, le idee buone ci sono e si possono realizzare nella misura in cui sono supportate da adeguati finanziamenti. E benvengano quindi i finanziamenti che ci permetteranno di svolgere l'attività in questo triennio 2015-2018. L'Università di Padova ha un prorettore che si occupa specificatamente delle azioni di collaborazione fra scuola, università e lavoro, e qui la professoressa Lucangeli, prorettore appunto a questa attività, e con lei il professor Giuseppe Zago, che vedete alla sua destra. Passo la parola alla professoressa Lucangeli, che vi saluti da parte del prorettore. Buon pomeriggio a tutti, anche io sono qui a prendermi questo momento di bellezza, mi viene da dire, di confronto tra scuola e università, perché è stato tanto un desiderio negli anni scorsi. Se io ho a che fare con questo progetto, ce l'ho soltanto a livello di sistema, cioè quando è nato a livello nazionale è nato con un obiettivo, quello che le scuole orientassero più studenti a scegliere materie di tipo scientifico per il percorso formativo. Era un obiettivo di tipo, diciamo così, di istituzione più che di formazione vera e propria. E io l'ho combattuto e ammetto proprio la mia posizione, cioè io ho sempre combattuto l'idea che si dovessero guidare gli studenti a scegliere sulla base delle necessità che le istituzioni avevano, e la guida alla scelta secondo me doveva rientrare in un piano formativo ed educativo di continuità che scuola, università e mondo del lavoro costruivano insieme. Quindi ho impiegato tanti anni per arrivare a confrontarmi con il Ministero in maniera da fare la fine solo del grillo parlante, trasformarlo da un sistema di guida degli obiettivi diciamo così dall'alto ad un sistema che fosse eticamente e socialmente compatibile con quello che stavamo facendo. Quindi per me è stata una conquista grande quando il piano si è trasformato ed è entrato dentro i piani della continuità formativa e non prevede più soltanto l'idea che più studenti vadano verso lauree di tipo scientifico, ma che ci sia un confronto continuo formativo tra docenti di scuola media secondaria e docenti dell'università in una continuità di formazione che diventa priorità.
Quindi se io centro con questo progetto, centro lì e quindi mi sembra quasi di dire adesso è una boccata d'aria, è proprio una boccata d'aria perché forse questo è l'inizio. E quindi il fatto che voi siate qui e che sia non il singolo Ateneo, ma che sia la regione che si mette insieme nelle sue università al confronto con la scuola, è proprio un segnale, io la chiamo una rivoluzione pacifica, siamo tutti qui in un tempo di vita che è un tempo di vita nostro, per un confronto che non ha precedenti, non è come prima, è cambiata proprio nella intenzione del Ministero l'accompagnamento di questo progetto. Quindi io vi auguro buonissimo lavoro, vi ringrazio tanto dell'impegno e della disponibilità e non è in parola e non è in etichetta che ce ne occuperemo. Quindi ci si tira su le maniche in un certo senso e si comincia da un punto uno se non da un punto zero, perché almeno insomma fin qui abbiamo costruito le condizioni perché questo sia possibile. Il catalizzatore economico continuerà a funzionare nella misura in cui noi ne dimostreremo anche l'efficacia, perché da quello che ho capito dalle ultime riunioni al Ministero intendono metterla nel piano di qualificazione delle azioni che hanno a che fare con l'eccellenza. Quindi io poi dopo vi racconterò a mano quali sono le strategie che possono essere utilizzate perché il Ministero continui a non toglierci la possibilità di questo, ma non è che mi sta a cuore quello, mi sta a cuore il fatto che si può fare in modo che un ragazzo di 16, 17, 18, 19, 20 anni continui la formazione in maniera sensata e non in maniera da marketing dell'utenza, del mondo lavoro o mondo della così università così detta. Quindi vi auguro veramente di prenderla come un'apertura interessante, non soltanto come una delle tante proposte che sentite arrivare ogni tanto. Professor Zago, vuole aggiungere qualcosa? Ecco, allora io devo innanzitutto, se volevi salutare innanzitutto i colleghi con cui abbiamo lavorato per questa giornata, che sono stati coloro che più hanno lavorato, a cominciare dal dottor Beltramini e tutti gli altri colleghi universitari che sono qui presenti. Un saluto, un benvenuto particolare a tutti i docenti delle scuole appunto del Veneto che sono qui presenti oggi. Come è stato detto, mettere insieme anche un piccolo avvenimento come una giornata come questo comporta il superamento di problemi di ordine amministrativo che ho seguito, non indifferenti. Voi capite quindi che anche riuscire a trovare una forma di collaborazione che mette insieme l'Ateneo, i dipartimenti, gli istituti scolastici, l'ufficio scolastico regionale è stato un compito a cui va riconosciuto a chi ha lavorato appunto in questa maniera generosa, se si è riusciti a fare questo, che è una delle manifestazioni poi di un progetto, quello delle lauree scientifiche. Ecco, riconosciuto questo lavoro che va detto per questa giornata e anche per questo impegno di collaborazione fra l'università e la scuola superiore, ecco, io non entrerò nei contenuti, voglio solo ricordare l'impegno dell'Ateneo, del prorettorato della professoressa Lucangi, cioè siamo impegnati appunto a favorire anche in questa forma il raccordo tra la scuola superiore e l'università e quindi favorire tutte quelle forme che possono servire ai ragazzi per passare all'università nella maniera più adeguata. Siamo quindi disponibili a questo incontro con i docenti in particolare per realizzare dei progetti e ricordando che il raccordo, la continuità poi anche inevitabilmente si sposa con la discontinuità. È chiaro che il passaggio dalla scuola secondaria superiore all'università comporta anche delle discontinuità, delle opportune discontinuità, cambiano gli ambienti, cambiano i contesti e quindi è giusto che la continuità poi non dimentichi anche, non trascuri anche questi aspetti di discontinuità che comporta il passaggio da un ordine scolastico all'ordine universitario. Sono temi ben noti, credo, ai docenti universitari, sono temi ben noti ai colleghi delle scuole secondarie e superiori e che ci vedono quindi insieme in questo progetto laurea scientifica. Da parte mia, ecco, oltre all'augurio per questa giornata e per tutto quanto poi quello che è il prosieguo di questo progetto e la disponibilità che riconfermo e che ha già espresso il prorettore Lucangi, il professor Beltramini, presidente della Scuola di Scienze, appunto, oltre a questo, ecco, l'augurio per un buon lavoro in questa giornata e la riconferma di disponibilità dell'Ateneo e del prorettorato a favorire ogni altra azione. Grazie.
Grazie professor Zago. Il professor Zago ha citato l'ufficio scolastico regionale e vorrei dare la parola adesso al professor Leo di questo ufficio scolastico regionale per la sua introduzione. Prego. Grazie. E anzitutto anche io ringrazio l'università nelle persone che mi hanno preceduto in questo saluto e porto il saluto dell'ufficio scolastico regionale, in particolare del direttore generale, della dottoressa Beltrame e della dottoressa Sabella, che è il dirigente dell'ufficio ordinamenti, che si è sempre occupata finora del progetto lauree scientifiche. E, come già è stato detto, questo è un inizio, ma si potrebbe dire un nuovo inizio, perché il progetto lauree scientifiche ha prodotto già delle piste di lavoro in questi anni che hanno avuto dei frutti importanti. Il decreto ministeriale del 2014 ha rinnovato sia nelle modalità sia nei contenuti questa modalità lavorativa, ampliando i settori di intervento, ampliando i settori in cui questa collaborazione si poteva svolgere, si poteva realizzare. Al di là però delle modalità nuove con cui il progetto lauree scientifiche, il piano nazionale lauree scientifiche si esprime, l'importante è pensare, secondo me, che proprio in quanto rappresentante istituzionale, diciamo, dalla parte della scuola veneta che collabora con l'università, così come l'università ha sottolineato la forza e la volontà e il valore di questa collaborazione, è importante dire che al di là delle modalità ci sono dei principi che comunque sono rimasti validi. Quando il decreto ministeriale 976 parla di mettere a sistema la pratica del laboratorio, vuol dire che si è realizzato quel salto di cui parlava la dottoressa Lucangeli, cioè il passaggio da un obiettivo di più corto respiro, potremmo dire, a una consapevolezza maggiore della necessità della continuità. Della continuità però all'insegna di una consapevolezza, cioè il fatto che l'aula scolastica non è l'unico posto dove si può imparare, il fatto che certe modalità di trasmissione del sapere non sono le uniche, anzi la valorizzazione piena della esperienza come base della conoscenza. Quindi la didattica laboratoriale è molto valorizzata e l'università e la scuola si pongono il problema, direi con questa occasione del piano lauree scientifiche, ma non solo, perché il contesto era già pronto, era già preparato per questo, si pongono il problema che non esistono soltanto i contenuti, ma bisogna porsi il problema di come questi contenuti vengono trasmessi e come la continuità si realizza, cioè il problema della didattica come problema specifico della trasmissione del sapere. Quindi attraverso la pratica laboratoriale, attraverso l'avere a che fare con problemi che suscitano un atteggiamento attivo, con problemi che magari non stanno all'interno di una disciplina, ma stanno all'intersezione, stanno sulle linee di confine fra varie discipline, non solo si impara, ma si impara ad imparare, che è uno degli obiettivi fondamentali che la scuola, anche a livello del contesto europeo, si sta ponendo. Con tutto questo penso che sia un'occasione importante per evitare alcuni rischi che non dovremmo correre, quello di dissipare, diciamo, le risorse dal punto di vista dell'organizzazione dell'efficacia educativa, quello della frammentazione dei saperi e anche, non ultimo, quello della noia degli studenti. E questa collaborazione comincia a concretizzarsi anche mediante una serie di comunicazioni, la facilitazione di una serie di comunicazioni. Vi dico che è stato istituito, si sta costruendo un lavoro in Fieri, un sito parallelo rispetto al sito ufficiale dell'USR Veneto, che
USR Veneto documentazione, scritto così senza punti, dopo la tripla W, usrvenetodocumentazione.it, che è una scelta fatta appunto per evitare che i materiali didattici, i materiali, i link utili per i lavori che si svolgono non vengano conosciuti senza che si perdano all'interno di una serie di comunicazioni ufficiali che invece trovano posto nel sito USR Veneto, che è stato quello che conosciamo da sempre. E man mano in questo nuovo sito verranno inseriti sia i contatti utili, sia i materiali, sia notizie che riguardano la formazione degli insegnanti, le attività svolte, e quindi il piano lauree scientifiche troverà il posto e l'onore che gli spetta. Penso quindi che si possa concludere semplicemente dicendo che questa collaborazione, che è ovviamente in costruzione ogni giorno e non può non esserlo, è una collaborazione che deriva dal fatto che sia la scuola che l'università hanno una consapevolezza fondamentale, che esiste e che si può sviluppare un grande capitale umano che è costituito dalle intelligenze dei giovani più curiosi, dei giovani più attenti, e anche dalla capacità di lavoro e della passione di quei docenti che sanno valorizzarli e che sanno accompagnarli nella crescita. Grazie. Grazie dottor Leo. Voi avete visto dalla locandina che descrive le attività di oggi, abbiamo pensato di organizzare in un modo particolare i lavori, facendo riferimento anche alle esperienze passate. Le probabilità di successo del nuovo PLS si basano anche sull'esperienza che è stata acquisita durante il triennio precedente. Ed è per questo motivo che iniziamo la parte, diciamo, nella quale si entra più nel vivo delle descrizioni delle attività previste, con una testimonianza alla memoria storica dei progetti lauree scientifiche degli anni precedenti. E per questo ci saranno degli interventi da parte dei colleghi universitari Camilla Ferrante per la chimica, sempre lei anche per la matematica, dal momento che il professor Cimeli non ha potuto partecipare, e la collega Pantano per il Dipartimento di Fisica, che sono stati gli attori delle precedenti attività PLS, ma insieme a loro anche i colleghi degli istituti superiori che hanno collaborato strettamente per queste attività. Quindi cederei il posto, cederei sicuramente la parola, ma anche il posto ai colleghi per questa parte qua che riguarda la memoria storica. Seguirà poi la illustrazione delle attività future per quanto riguarda la descrizione delle quattro attività previste in questo nuovo progetto, e poi che cose diversi dipartimenti hanno pensato, hanno programmato all'interno di queste. Grazie. Dopo mi siedo. Professoressa Sinigaglia, professoressa Priorisi, professor Centone, prego. Allora, io vi chiedo scusa, mi sentite? Ma per riuscire a parlare, a vedere le slide, mi metterei qui, non è molto bello, darò le spalle a qualcuno e chiedo scusa, ma per poter parlare ho bisogno di vedere le slide, soprattutto per matematica. A tutti i matematici in sala, qualunque cosa sia inesatta, vi prego di correggermi, perché io mi sono presa questo onere e onore, ma non sono un matematico. Sarà per fortuna che sono piccolo. Allora, parto subito. Il piano lauree scientifiche, come vi hanno detto, parte nel 2004 dall'esigenza di contrastare un calo progressivo che si vedeva nelle iscrizioni ai corsi di laurea di matematica, chimica, scienza dei materiali, fisica, lapsus foriae. Questo calo fa sì che parta una discussione che porta alla proposizione agli uffici scolastici regionali e alle
allora facoltà delle scuole di scienze, di far partire questi progetti che permettano agli studenti delle scuole secondarie di conoscere meglio che cosa sono queste materie per poi ovviamente iscriversi in maniera consapevole. Allora, a livello del Veneto il piano parte grazie al presidente dell'università, nella figura del preside della facoltà di scienze Eugenio Calimani, che però verrà poi seguito dagli altri presidi, e come referenti USR da Stefano Quaglia e Gianni Amiella. La prossima? Ed ecco che partiamo nella matematica. Il preside della facoltà di scienza e i referenti USR individuano dei referenti per ognuno delle quattro lauree e per la matematica affidano il lavoro prima a Benedetto Scimemmi dal 2005 al 2009 e poi ad Alberto Zanardo dal 2009 al 2015. A livello invece di USR il lavoro viene fatto da Paolo Iacolino e da Giuseppe Zampieri per lo stesso periodo. Andiamo adesso invece alle cose più interessanti, questa è più la, diciamo, l'organizzazione. La parte interessante è quello che è stato fatto all'interno del PLS Matematica. Allora, nel primo quadriennio si è pensato di fare dei laboratori in cui gli studenti potessero avere una visione della matematica che non era quella classica, ma di una matematica di tipo applicativo. Per cui vengono scelte un certo numero di scuole sulla base della disponibilità di docenti della scuola a partecipare a questi laboratori. Il gruppo operativo che forma questi laboratori è dato quindi dal referente della scuola più due suoi collaboratori, che sono altri due docenti della scuola, un docente universitario di riferimento, e a questi, siccome inizialmente mi sono dimenticata di dirvi che c'era anche Confindustria coinvolta nel progetto lauree scientifiche, un'azienda o un ente pubblico che in un certo senso propone il tipo di problema da esaminare. I criteri di scelta dell'argomento sono appunto un problema di matematica applicata di interesse per l'azienda o ente che ha proposto questo problema. Scimemmi ne ha detti molti, a me, io me ne ricordo solo uno, che era quello dei flussi di entrata e di uscita in un ospedale, quindi le statistiche di occupazione delle stanze, eccetera, il tempo di degenza media, problemi di questo tipo da su cui creare un modello matematico. La realizzazione veniva attraverso una serie di incontri preparatori tra il docente universitario e i docenti della scuola, la generazione di un breve corso che era formato da 5 appuntamenti di 2 ore ciascuno con studenti che rigorosamente lo facevano in orario extrascolastico ad adesione volontaria. Tipicamente in ogni scuola gli studenti coinvolti variavano da un minimo di 15 a un massimo di 50 ragazzi. C'era una prova finale facoltativa e quindi una relazione inviata al coordinatore. Qui semplicemente una schermata del primo anno, che cosa è stato organizzato attraverso questo tipo di azione, e quindi sono state praticamente coinvolte scuole di tutta la provincia padovana con tematiche che vanno dal ferromagnetismo alla gestione di un portafoglio di titoli, ovviamente qui l'azienda è una banca, alla crittografia e quant'altro. La prossima? Ho promesso di essere stringata, soprattutto sulla matematica. Vedrete cosa faccio con la chimica. Scusate, mi sono anche emozionata a parlare per Scimemmi, mi emoziona un po'. Allora, attività straordinaria del PLS Matematica. Per mantenere una buona organizzazione e controllare il modo in cui questa azione veniva effettuata, venivano effettuati incontri periodici con i responsabili di tutte le scuole da parte del coordinatore Scimemmi. Lo stesso Scimemmi, come coordinatore, andava a fare delle visite saltuarie nelle scuole per capire qual era l'indice di gradimento e per vedere come migliorare questo tipo di offerta. Ogni tanto venivano anche organizzati dal PLS di matematica degli incontri con esperti esterni di materie che magari con la matematica avevano poco a che fare, o almeno così appariva. Per esempio c'è stato un incontro con un dirigente dell'Exfidia che ha spiegato l'iter di approvazione di un farmaco, che non è per niente banale. Infine, ogni anno, quando c'erano delle occasioni speciali, venivano organizzate delle giornate speciali. Per esempio nel 2009 è stata organizzata una giornata dell'astronomia per il centenario della scoperta dei satelliti di Giove, in cui tutti i ragazzi che erano stati coinvolti nei laboratori di cui vi ho detto prima, in questo caso erano circa 350, provenienti da tutte le scuole del Veneto, sono stati invitati a questa giornata a Padova. Vi riporto la locandina, che infatti dice matematica e astronomia. In questa giornata erano ospiti del nostro Ateneo presso l'Aula Magna e assistevano, mi fai vedere la prossima, grazie, a una serie di conferenze, ovviamente centrate sul problema astronomia e matematica,
che si protraevano per tutto il giorno, dopodiché facevano anche la consegna del premio dell'Ufficio Scolastico Regionale per il miglior progetto effettuato quell'anno e comunque avevano l'opportunità di vedere la sede della nostra università. Questo è quanto mi sento di dire per quanto riguarda il progetto matematica. So che c'è Zampieri, se ho dimenticato qualcosa di fondamentale, non c'è più, mi abbandono. Riccardo? Ho detto tutto, ho fatto? Bene. Allora, passo alla chimica. La chimica la conosco un po' meglio. Allora, anche qui l'organizzazione. Il primo referente fu Cristina Paradisi, seguito da Stefano Mammi e ahimè da me medesima. Il referente USR, nel nostro caso, non è mai cambiato, è stata grazie a Calcherucci. Attività svolte nel primo quadriennio. La Calcherucci e la Paradisi concordano, assieme ad insegnanti e docenti dell'università, questa serie di azioni, che si rivolgono o agli insegnanti o agli studenti. Per gli insegnanti è stato istituito un corso di perfezionamento di metodologie didattiche della chimica, era un corso in cui veniva aggiornata la formazione in campo chimico degli insegnanti, e poi un laboratorio di formazione permanente dove io ho lavorato attivamente, che purtroppo dopo il primo biennio è stato abbandonato. Per gli studenti invece erano stati organizzati dei laboratori che potevano andare da un singolo pomeriggio a un massimo di 2 o 3 pomeriggi nelle scuole, in cui si facevano varie esperienze relative a quello che può essere il tipo di lavori che fa un chimico, che va dalla sintesi all'analisi di sostanze a tecniche altamente sofisticate. Poi c'erano previste una serie di conferenze presso le scuole per destare l'interesse degli studenti verso quelle che erano le tematiche più di punta e innovative della chimica, e infine venivano organizzati degli stage estivi di 2 settimane presso i laboratori di ricerca del DISC. Nel secondo quadriennio che praticamente per gli insegnanti rimane la scuola di perfezionamento, che però via via ha perso adesioni a causa, credo, del fatto che ormai quasi tutti gli insegnanti l'avevano già seguita, quindi dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo. E invece abbiamo istituito la giornata di formazione insegnanti, da me chiamata insegnare chimica con passione, molto criticata da mio fratello perché fa, ma sembra con passione, no, con passione, c'è una parte e mezzo. Comunque era una giornata in cui facciamo riunire gli insegnanti perché discutano tra di loro tecniche e metodi di insegnamento della chimica presso le loro scuole. Noi praticamente prestiamo solo un'aula del nostro dipartimento, oltre che all'organizzazione del campo. Per gli studenti rimangono i laboratori PLS, le conferenze presso le scuole, gli stage estivi li abbiamo portati dai laboratori di ricerca per ragioni di sicurezza da un lato e dall'altro anche di interesse degli studenti stessi ai laboratori didattici del DISC, dove gli permettiamo di fare più esperienze in un unico stage. Consuntivo mio dell'esperienza, queste sono proprio le mie impressioni sugli ultimi 3 anni in cui ho fatto PLS, ho diretto PLS per clinica. Allora, meraviglioso è stato il rapporto che si è instaurato tra i docenti della scuola e quelli dell'università coinvolti nel progetto. Proprio c'è stato uno scambio molto sano, direi, di conoscenze che mancavano a me e forse mancavano a loro. L'interesse mostrato dagli studenti, sono stata quasi commossa da quanto erano interessati i ragazzi che sono venuti ai laboratori, molto più magari degli studenti che poi si iscrivono a chimica, con un conseguente aumento delle iscrizioni proprio a chimica. Ho visto 2 o 3 di questi ragazzi che venivano a salutarmi, peccato che anche una buona dose, molto onestamente, mi diceva no, io mi iscrivo a medicina, professore, se non si preoccupi. Io alzavo le braccia e dicevo, un'altra causa persa. Non è vero, medicina va ancora bene. E quando dicevano legge che ci rimanevo male. Poi invece la cosa migliore, forse il miglior risultato, è stato il coinvolgimento di dottorandi assegnisti per la capacità che hanno avuto questi ragazzi di trasmettere agli studenti delle scuole quella che era un'esperienza fresca di studio in questi corsi di studio. È stato fondamentale, perché uno studente della scuola crede più in un ragazzo della sua età che non in un docente, come me, che ormai è 20 anni che ha studiato e non si ricorda più bene com'era. Bene, purtroppo ci sono anche i lati negativi di un'esperienza. Il primo e in primis il più grande problema che ha avuto PLS è stata l'assenza nella continuità dei finanziamenti, per cui si iniziavano le azioni e si dovevano lasciare a metà, perché per l'anno dopo non c'erano i soldi. Quello che era stato fatto si distruggeva. I soldi arrivavano a metà anno, si proponevano le azioni alle scuole che ti dicevano i ragazzi adesso stanno per fare gli esami finali, non abbiamo il tempo di realizzarle.
Altro problema è stata una progressiva, almeno questa è la mia esperienza, perdita di coordinazione tra noi e l'USR. Anche questo il più delle volte è dovuto al fatto che magari noi venivamo finanziati e l'USR no. Problemi burocratici, che noi siamo convinti che saranno risolti adesso, di pagamento sia dei docenti universitari che degli insegnanti che anche dei tecnici, per cui c'è stato veramente un problema nel poter usare i soldi che ci davano, e l'assenza di una piattaforma, e questo è il mio animo egalitarista, che mi permettesse di entrare in contatto effettivamente con tutte le scuole del Veneto, ma speriamo che adesso l'esistenza di siti internet e di altri metodi di comunicazione ci permettano di raggiungere veramente tutto il nostro possibile bacino. Vi ringrazio e passo la parola alla collega Ornella. Io ho visto che ho un magnifico schermo qui davanti, quindi posso rimanere appunto rivolta verso di voi. Ringrazio i colleghi. Funziona peggio. Va bene. Allora, diciamo, per fisica, come il collega, noi siamo entrati sin dall'inizio, però è stato il mio collega Antonio Sagione che ha seguito tutto questo organizzazione del PLS con il professor Scimeni e gli altri referenti appunto per chimica e scienze dei materiali sin dall'inizio. Io tuttavia sono entrata sin dall'inizio a collaborare con una serie di laboratori che poi magari vi racconterò. Ho preso il posto appunto del collega nel 2012 e quindi ho seguito il PLS diciamo alla fine di questa delle precedenti edizioni, dove i problemi che menzionava la collega Camilla erano più forti, proprio questa mancanza di continuità, queste difficoltà di interazione. Devo dire che personalmente appunto ho interagito molto bene con il collega dell'USR che ha seguito negli anni in cui io sono stata appunto referente di LS e Renzo Paolo Vedova, e la mia collaborazione appunto con lui e grazie a lui con le scuole è stata molto efficace. Questo mi dà proprio quel supporto sia come raggiungerli, sia come pubblicare i bandi, anche quali erano un po' le regole che dovevano essere soddisfatte. Ho incontrato, magari noi ci siamo comportati in un modo un po' diverso rispetto a chimica, e quindi probabilmente alcuni problemi che hanno incontrato sia i matematici che i chimici noi non li abbiamo avuti. Ecco, qui ho fatto un po' un resoconto delle esperienze più significative, che includono stage residenziali, laboratori nelle scuole, percorsi tematici, laboratori internazionali, formazioni insegnanti. Un attimo che rimango su questo. A questo non ho aggiunto il corso di perfezionamento della fisica, che era anche presente, perché mi sono di più un po' concentrata con queste attività che erano più di tipo laboratoriale, perché come diceva il primo referente dell'USR, il dottor Leo, appunto sentivamo che questo era un punto fondamentale. Molti dei nostri progetti sono stati sviluppati in collaborazione con i docenti, e quindi il corso di perfezionamento era visto più come un supporto per coloro che volessero approfondire dei temi. E poi negli anni è successa un po' la stessa cosa come per chimica, insomma il numero delle iscrizioni sono diminuite, e diciamo sono anche diminuite perché c'erano anche meno finanziamenti, cioè era un po' sempre questo collegamento. Comunque uno dei punti di forza sicuramente delle nostre proposte erano gli stage residenziali, e qui vedete una foto proprio della prima esperienza che abbiamo fatto con proprio guidata dal professor Sagione di Magic D, dove addirittura lo stage sono andati a farlo alle Canarie, quindi proprio è stato era il massimo del finanziamento, quindi li hanno potuto proprio portare i ragazzi fino alle Canarie, con tutta una preparazione precedente invece presso le scuole proprio per approfondire l'argomento. Sempre c'è stata molta cura su come venivano sviluppati questi percorsi, proprio sull'aspetto trasversale, su come appunto sviluppare non solo le conoscenze ma l'abilità di progettazione nei ragazzi, il lavoro di squadra, il lavoro in team e anche questa capacità proprio di mettere in relazione le cose. I laboratori nelle scuole sono stati in passato seguiti soprattutto dal professor Mazzi, e quindi ci sono state diverse scuole dove sono state, come già dallo Scalger, ma anche le scuole di Rovigo, dove sono stati attivati dei laboratori proprio di CIFIS in cui hanno approfondito
metodo sperimentale, come si approcciano magari in quei casi più degli aspetti dei temi standard di fisica, però facendo un laboratorio di fuori delle ore scolastiche molto approfondito. Per, come percorsi tematici invece faccio riferimento di più a quelli che abbiamo costruito in collaborazione con la io e con la dottoressa Dallas, che prevedevano appunto un collegamento tra Museo di Storia della Fisica e laboratorio, cioè quello che noi andavamo a vedere era appunto questo di approcciarci, cioè di sfruttare l'approccio storico per far comprendere più in profondità alcuni temi di fisica. Laboratorio internazionale, mettendo questo nome, proprio ci ritornerò successivamente con l'esperienza di masterclass, e poi per ultimo ho messo la formazione insegnanti, intanto appunto con il corso di perfezionamento, però quello che è stato sempre, spesso presente, diciamo se non quasi sempre, era appunto questa attività di coprogettazione su cui noi abbiamo molto creduto e che insomma un po' riproponiamo. Prego. Allora, una delle esperienze appunto di stage presenziale è il nostro punto di forza, abbiamo avuto tre esperienze di questo tipo, una era MagicD, questo che ho parlato appunto dello stage alle Canarie, e collegato all'esperimento MAGIC, che è uno degli esperimenti di fisica. Il CERO come laboratorio è entrato successivamente nel progetto Lauree Scientifiche, perché era nato in modo indipendente ed è portato avanti era stato portato avanti dal Dipartimento di Astronomia, perché in questo frangente noi abbiamo avuto i due dipartimenti che erano separati, prima quello di fisica e quello di astronomia, che poi sono confluiti in un unico dipartimento, e a quel punto noi stiamo molto più potenziando le attività trasversali. Ho apprezzato infatti, per esempio, su matematica buona parte delle attività erano anche collegate all'astronomia, come vedete anche questo che ritornerà penso anche nelle presentazioni successive, di questo tentativo che facciamo proprio di collegarci tra di noi e di vedere gli aspetti trasversali e interdisciplinari ogni qualvolta sia possibile farlo, e sarà, speriamo, anzi un punto che sarà sempre più sviluppato nel futuro. E infine vi volevo presentare questo progetto e stage che adesso affronta la terza edizione e che è stato proposto negli ultimi due anni, e qui vedete alcune immagini, appunto il telescopio ovviamente al cielo come laboratorio, e negli altri due la visita ai laboratori, magari possiamo andare in quella successiva, ecco volevo, questi sono degli stage estivi residenziali, come vedete non si può stare al Dipartimento di Fisica, no? Certamente c'è tutta la settimana dedicata, noi forniamo anche, abbiamo anche pagato il vitto e alloggio agli studenti in una residenza universitaria più vicino. La nostra idea era fargli vivere una settimana completamente la vita universitaria. E, i primi due anni i percorsi sono stati sviluppati, appunto comprendevano tutte le attività del primi due anni che appartengono adesso al passato, attività che erano collegate a tutte le attività di ricerca che sono portate avanti nel Dipartimento di Fisica e Astronomia. E al mattino erano previste delle visite ai musei scientifici e laboratori di ricerca con seminari di argomenti di fisica moderna, mentre al pomeriggio si svolgeva un piccolo progetto su un tema di ricerca. Allora, quali erano un po' i nostri obiettivi che diciamo vi presento qui, ma che erano presenti, sono presenti anche nelle altre attività di stage. Da un lato fornire agli studenti una visione panoramica di quello che si fa sia in fisica, in scienza dei materiali, in astronomia, dall'altro portarli da vicino al tema della ricerca scientifica. Ecco perché al pomeriggio appunto seguiti gruppi di due, poi quindi proprio gruppetti piccoli, da un tutor che è un dottorando, un assegnista, e che ha proprio, per essere più giovane, ha quella figura, come spiegava già Camilla, che è molto efficace per entrare in contatto con i ragazzi. Comunque il responsabile di ogni progetto che noi proponevamo era uno strutturato o del dipartimento o degli enti di ricerca, perché in questo abbiamo cercato proprio di mettere insieme tutte le realtà che collaborano con l'istituto, con il Dipartimento di Fisica e Astronomia. Qui avete delle immagini dei ragazzi con i tutor, delle lezioni all'aperto e delle visite ai musei scientifici.
L'altro laboratorio internazionale che vi ho menzionato è Masterclass, questo ha avuto inizio nel 2005, è un laboratorio che coinvolge tantissimi istituti europei. Questo, come vedete, è al fine di far conoscere da vicino il campo della ricerca delle particelle elementari e prevede sia dei seminari introduttivi presso le scuole che sono tenuti sia da docenti universitari sia da docenti della scuola, quindi immagino che alcuni di voi siano stati coinvolti nel farlo. E poi ci sono due giornate presso il Dipartimento di Fisica dove vengono elaborati dei risultati reali di un esperimento che ogni anno cambia e qui ogni anno più di 600 studenti sono coinvolti. Come ultima cosa, ecco, sulla formazione, come ho detto, è sempre stata presente, diciamo, quello che abbiamo lanciato negli ultimi due anni, anche grazie a un finanziamento ad hoc che ci ha messo a disposizione appunto l'Ufficio Scolastico Regionale, quindi questo è stato proprio fatto ancora di più in collaborazione con il dottor Leo, era quello di andare a vedere dei temi di fisica moderna, perché come voi sapete appunto sono cambiate le indicazioni nazionali e quindi si prevede questo tema per gli esami di maturità, e anche in questo noi abbiamo appunto individuato un momento per approfondire i temi disciplina e quindi nodi concettuali importanti, però poi si è lavorato insieme per costruire un'unità di apprendimento che al momento è stata sperimentata, quindi insomma, i risultati su questo saranno in futuro. E questa è un po' l'attività, diciamo, che noi abbiamo proposto in questi anni e che vorremmo continuare sulla più linea, insomma, faremo continuare. E vi presenterò il resto dopo. Bene, allora io parlerò invece di matematica, PNS matematica, un'esperienza che abbiamo portato avanti al mio liceo e poi parallelamente in altre scuole per 10 anni, dal 2006, quasi 10 anni dunque, e in questa esperienza abbiamo potuto attivare diverse forme di collaborazione sia con l'università, che ha sempre rappresentato l'Università di Padova un punto fisso della collaborazione, ma poi abbiamo potuto collaborare sia con delle aziende e anche, come vedremo alla fine, con il mondo dell'arte. Ecco, all'inizio siamo partiti per il primo biennio con un argomento che poi si è rivelato un cavallo di battaglia, insomma, per il piano laurescientifico in matematica e della crittografia a chiave pubblica, un argomento extracurricolare ma che non presenta, diciamo, delle difficoltà tecniche particolari, per cui può essere, diciamo, insegnato con successo agli studenti della scuola superiore e che si presta anche facilmente ad attività di laboratorio informatico. Quindi diciamo che per il primo biennio si è lavorato molto in quell'ambito là, appunto nella formula che è stata descritta prima dalla professoressa Ferrante, facendo dei laboratori, appunto affiancando le lezioni teoriche a dei laboratori. E successivamente, ecco, nel 2008 è successo questo, che attraverso un contatto aziendale ci fu chiesto in sostanza se avevamo a disposizione degli studenti che potevano scrivere del codice C++ per implementare delle formule ecocardiografiche. Ora, l'implementazione di formule ecocardiografiche di per sé da un punto di vista informatico è quasi una banalità, diciamo, però la cosa che ci spaventava un po' all'inizio era il fatto che si trattava di formule ecocardiografiche di cui noi non sapevamo nulla. Allora, prima una fase di studio, tra l'altro in collaborazione con l'unità cardiologica del vicino ospedale di Thiene, apriamo una fase di studio al termine della quale ci accorgemmo che veramente le formule ecocardiografiche che erano richieste da un punto di vista di tecnica matematica erano molto semplici e allo stesso tempo dal punto di vista fisico non presentavano particolari difficoltà, tant'è che insomma un referto ecocardiografico da un punto di vista fisico-matematico insomma può essere compreso anche da uno studente che ha fatto il liceo, insomma non ha bisogno di matematica e di fisica particolarmente complicata. Allora attivamo questa collaborazione, portammo anche gli studenti all'ospedale per vedere effettivamente come veniva fatto un esame ecocardiografico
e studiamo tutta la matematica, alla fine riuscimmo anche a implementare queste formule che poi sono state integrate nel programma MedStation, che appunto fa la refertazione di ecocardiografica. Ecco, questo fu nel 2008. Successivamente la fase di collaborazione con l'azienda vide un arresto, e allora l'anno successivo approfittammo di un'altra collaborazione. Un amico, insomma, posso dire anche questo, insomma, effettivamente un amico, un professore dell'Università Cattolica di Brescia, che si occupa molto di matematica divulgativa, aveva pensato di fare un video sulle tessellazioni aperiodiche di Penrose. Allora decidemmo per un anno, visto che c'era questa impossibilità di continuare con l'azienda, decidemmo di occuparci di tessellazione. Le tessellazioni in fondo sono un argomento abbastanza naturale da trattare come approfondimento, perché lo studio di gruppi di simmetria discreta un po' è adombrato, insomma, anche già al biennio delle indicazioni nazionali. E quindi lavorammo anche da un punto di vista informatico attorno al tema delle tessellazioni, anche se devo ammettere che poi non avevamo successo nel inserire gli studenti attivamente nel video sulle tessellazioni aperiodiche che poi effettivamente venne prodotto l'anno successivo dall'Università Cattolica di Brescia, anche se comunque all'interno del CD dei materiali che avevamo elaborato durante il piano laurea scientifica, insomma, matematica, vennero incorporati nella forma di documentazione. Successivamente ritornammo all'azienda perché ci venne chiesto un altro contributo, però questa volta un contributo non diretto, diciamo un contributo un po' esplorativo, e si trattò di analizzare da un punto di vista statistico serie prolungate, ecocardiogrammi praticamente molto prolungati, quindi praticamente in sostanza serie di dati molto numerose, serie storiche se vogliamo in un certo senso di dati relativi appunto sempre alla cardiologia. E per questa ragione ampliamo la collaborazione non solo alla facoltà di matematica ma anche alla facoltà di statistica. E alla fine venne fuori un progetto in cui ci occupammo in sostanza di serie storiche di dati a diversi livelli, sempre da un punto di vista comunque abbastanza elementare. Ecco, a questo punto ci fu un problema tecnico, perché il problema tecnico è questo, un po' gli studenti interessati alla matematica cominciarono nel nostro liceo a spostare la loro attenzione più su progetti tipo Olimpiadi della matematica, dove insomma si poteva lavorare tecnicamente più che, diciamo, per come facevamo noi, su argomenti meno tecnici, diciamo, di matematica, e quindi avevamo avuto un po' un calo nella frequenza del nostro progetto. Allora decidemmo, per avere i numeri un po' più alti, di fare qualche cosa che potesse essere anche di interesse per generale, e quindi lavorammo su, questa volta da un punto di vista diverso, da un punto di vista storico, sulla figura di Vito Volterra, argomento, diciamo, matematico del Novecento molto importante, tema che fu di interesse poi per gli esami di Stato, quindi costruimmo qualcosa, ecco, da quel punto di vista lì, e poi anche collegandolo all'informatica, perché studiamo degli algoritmi particolari. La stessa cosa facemmo nell'ultimo anno in cui portavamo avanti il piano laurea scientifiche, perché ci occupavamo di applicazioni del calcolo delle probabilità, dei modelli, sempre in vista però degli esami. Invece, ecco, la cosa su cui il progetto fosse più interessante fu quello che portavamo avanti con l'Università degli Stati Uniti, sì, finisco subito, perché perché avevamo l'occasione di incontrare un origamista americano, un professore di matematica americano origamista, e attraverso la collaborazione con lui, insomma, mettiamo in piedi un laboratorio di teoria dei grafi e matematica degli origami. Tra l'altro, andiamo pure avanti, sì, questo laboratorio, diciamo, fu supportato anche dalla presenza di Pier Giorgio Di Freddi, che venne a parlare dei percorsi hamiltoniani del cavallo in relazione alla letteratura dell'Ulipo, insomma, quindi fu un progetto abbastanza articolato e ci diede soddisfazione. Concludo con l'ultimo esperimento che facemmo, insomma, a livello di PLS, che facciamo tutte e tre. Ecco, fu
un progetto per cercare di coinvolgere maggiormente gli studenti interessati ai giochi di matematica. Questo progetto iniziò però stranamente con una conferenza di arte di un pittore che si chiama Rava, il quale all'interno dei suoi studi di numerologia ebraica si vantò, insomma, con noi di aver scoperto una congettura che riguardava alcune proprietà della successione di Fibonacci. Effettivamente la proprietà era interessante, non era veramente una grande congettura, perché nel giro di, credo, di mezz'ora il gruppo di studenti riuscì a dimostrare che effettivamente era vero, l'osservazione che aveva fatto sulla serie di Fibonacci era corretta, e questo, diciamo, ecco, è quello che abbiamo fatto in questi 10 anni, prego. Una parte su cui non mi soffermo, ma ho preparato solo una diapositiva per questo, è la disseminazione, perché abbiamo attivato a fianco di ogni esperienza di PLS uno spazio di disseminazione il più possibile ampio, che va dalla pubblicazione di lavori su riviste a conferenze, ricordo in particolare una al Politecnico di Torino con molte persone, così alla produzione di CD e a conferenze sia in sede locale che nazionale con la Matesis, in collaborazione con la Matesis nazionale. Ecco, quindi concludo, per noi il piano laurea scientifica è stata un'occasione di ampie possibilità collaborative e di esplorazione diversificata di argomenti matematici che ci sono parsi interessanti. Grazie. Io invece vorrei raccontare una piccola storia che riguarda il PLS di Scienza dei Materiali. Scienza dei Materiali è un corso di laurea relativamente recente che si trovava inizialmente. Che inizialmente era di difficile anche. Ecco, di recentissima costituzione, avrà circa una trentina d'anni, e una delle scommesse di questo PLS di Scienza dei Materiali era quello di presentare questo corso di laurea così strano e trasversale agli studenti delle scuole superiori. Va bene, grazie, grazie. E questo corso di laurea è così piacevole, e mi permetto di dire divertente, dal punto di vista di noi docenti, perché? Perché appunto è trasversale, multidisciplinare. Che cos'è? Non è chimica, non è fisica, è un po' chimica, un po' fisica e tanta matematica. E la matematica non è una materia che è ben vista dagli studenti, e avere un'occasione di presentare qualcosa che richiede anche una competenza matematica di un certo livello, abbiamo visto motiva anche gli studenti ad affrontare argomenti quali integrali, derivati, equazioni differenziali, magari in una maniera, come dire, più motivata. E allora io raccolgo un po' il testimone e sono un po' la memoria storica di quello che è stata l'organizzazione. L'organizzazione parte da Venezia e si avvale anche della collaborazione del dottor Floris, che per anni è stata la parte attiva da parte dell'USR. Successivamente il corso di laurea passa a Padova, e la gestione di tutta l'organizzazione da parte dell'università si sposta su Padova, e il dottor Rizzi ha raccolto il testimone passandolo poi al dottor Matteo Pierno, qui presente, negli ultimi anni. E allora, quali sono state le motivazioni e come hanno deciso di strutturare questa attività del PLS? Da una parte c'è un'urgenza di formare i docenti su quelle che sono le nuove tecnologie, ma non solo un'attività di formazione dei docenti tal quale, ma anche un'attività che sia volta a verificare la ricaduta di questa formazione sugli studenti, e anche trovare un modo per verificare a fatti, quindi con dati, la ricaduta sugli studenti stessi, che di fatto sono i fruitori. Allora, da una parte c'è stata una
un'attività di formazione con giornate sia di attività didattica sia di attività laboratoriale. E la cosa che è stata un'attività vincente, anche se con qualche difficoltà di organizzazione, sono state le attività di laboratorio sparse nel territorio. Alcune scuole polo scelte nel territorio hanno fatto da diciamo struttura per organizzare dei laboratori aperti a tutte le scuole dei dintorni. E cosa si faceva in questi laboratori? In questi laboratori si presentano le attività da un punto di vista sia teorico, una prima fase, sia proprio sperimentale. Con chi? Con alcuni docenti formatori che hanno fatto l'azione di formazione presso l'università, ma anche e soprattutto studenti, laureandi, dottorandi, che con il loro modo di fare molto più accattivante e con un linguaggio, una modalità di comunicazione molto più vicina agli studenti, non solo presentano e spiegano in maniera relativamente accessibile contenuti magari anche complessi, sto pensando ai ferrofluidi che sono tutto tranne che semplici, anche se molto divertenti, e anche e soprattutto hanno modo di far capire agli studenti il percorso che eventualmente li attende, che non è una passeggiata, vale a dire gli studenti interessati possono avere anche occasione di avere un'azione di formazione, di orientamento anche. E la cosa che tra l'altro si completava era una serie di visite aziendali o nei laboratori di ricerca. E queste visite aziendali in qualche modo completavano quelle che erano le azioni in corso d'opera. E qui appunto ci sono due punti che mi paiono importanti. Da una parte appunto utilizzare come modalità di comunicazione e di trasferimento di nozioni, ma non soltanto di nozioni, ma anche di modalità da parte di studenti, perché appunto sono molto più efficaci nella comunicazione, quella tra pari. E poi organizzare i ragazzi in gruppi di 3-4 persone con il loro problema da risolvere e alla fine di questo percorso gli studenti in gran parte non sono e non saranno obbligati, ma nella maggior parte dei casi si offrono volontari per costruire una documentazione per far capire e far conoscere a tutti gli altri quello che hanno fatto. Quali sono le esperienze? Ce ne sono tantissime, le superfici super idrofobe, i ferrofluidi, nanoparticelle di tutti i tipi, le celle fotovoltaiche, quelle di Grezzer e quelle di altro tipo, il nano educator, microfluidica, polimeri, cristalli liquidi di varie tipologie, e questi sono solo alcuni degli argomenti. Che sono che cosa? Sono studi di materiali che poi saranno o stanno cominciando a essere utilizzati in quelle che sono oggetti di uso quotidiano, per esempio i ferrofluidi si trovano nelle macchine di alta gamma come parti integranti dei sistemi di controllo della frenata, oppure sono i sistemi di rivestimento degli sterzi per renderli invisibili ai radar, nanoparticelle di tutto di più nella diagnostica, le celle fotovoltaiche, anche lì una scommessa, perché gli addetti ai lavori cosa ci dicono? Che il silicio, insomma, come rendimento anche nel tempo non è proprio il massimo del recupero in quanto l'investimento per produrlo è diciamo quasi a livello della generazione, insomma, del recupero energetico nel corso di 20-30 anni. Quindi capire queste problematiche e lavorare su questo anche con sistemi semplici può essere appunto uno stimolo anche per far capire agli studenti una cosa, che un sistema semplice come un cellulare non ha solo un'impronta di carbone, un'impronta dell'energia, un'impronta dei materiali vari, ma e soprattutto un'impronta di quella che è l'intelligenza e il lavoro di chi si è messo e dedicato, e sto parlando di tutti i docenti qui presenti, ha dedicato la loro vita a queste innovazioni. E per ultimo, l'ultima slide, quanti dati? Ogni anno centinaia di studenti che hanno fatto che cosa? Non solo hanno partecipato, ma in molti casi, e mi hanno anche stupito, hanno voluto e vogliono documentare quello che hanno fatto in vari modi. Ho visto filmati anche molto divertenti per dimostrare appunto che ci sono stati e che qualcosa nella loro, diciamo, carriera è rimasto. Ecco, questo è un po' la memoria di quello che è stato e quello che mi ha guardato per molti anni,
questo progetto del PLS Scienza dei Materiali, che proprio per sua natura, per sua vocazione è così trasversale, anche se effettivamente complesso, per cui anche dico grazie per lo sforzo che fanno i docenti per rendere argomenti anche complessi, diciamo, attuabili e usufruibili a un pubblico così di studenti e non solo. Grazie. L'amplificazione è buona? Insomma. Insegno in un liceo scientifico Bracastoro di Verona e ho iniziato questa esperienza dal 2005 e tuttora sono referente assieme a una mia collega del progetto Labi Scientifiche. E il mio intervento, ho pensato, così riflettendo un po' anche con la professoressa Ferrante, di focalizzarlo sul vissuto del docente, cioè questa esperienza vista dalla parte del docente, per cui farò alcune riflessioni molto veloci sugli aspetti positivi che riguardano gli studenti, che già chi mi ha preceduto ha sottolineato più volte, e alcuni aspetti positivi del docente, e poi cercherò di evidenziare alcuni aspetti di criticità utilizzandoli come processo però di miglioramento. Quindi, questa esperienza di questo PLS 2005 e 2015, che cosa è stato per lo studente? È stato un momento importante perché? Perché è stato un momento di orientazione, di orientamento e di approfondimento. È stata quell'occasione per imparare, questa frase che abbiamo già sentita prima dal dottor Leo di USR, è stata occasione per progettare, per trovare sul campo che cosa significa risolvere problemi, cioè per avere l'occasione di attivare quelle competenze chiave europee che noi insegnanti di scuola superiore in questi ultimi anni sentiamo un po' insomma, come un peso sulle nostre spalle. Per il docente è stata un'offerta formativa molto importante, l'abbiamo già detto più volte, una nuova modalità di ricerca, di formazione proprio sul campo, di tipo didattico, perché per noi, non dimentichiamo, è importante la didattica. Per noi è importante chiederci ma come facciamo a trasmettere questa informazione, questo contenuto a questi ragazzi. È stata l'occasione di avere un ruolo attivo nella programmazione e nell'organizzazione delle attività proposte dai docenti universitari. Tra parentesi ho messo sempre vero? Sì. È stato vero soprattutto all'inizio, perché ricordo i primi momenti in cui assieme ai docenti dell'Ateneo ci siamo chiesti ma loro ci proponevano alcune attività laboratoriali e assieme dicevamo sì, questo è fattibile, no, questo non è fattibile, questo è fattibile con un laboratorio che noi non abbiamo, ma allora possiamo andare anche presso un'altra scuola. Questa è stata occasione proprio per condividere anche gli strumenti alcune volte tra scuole. Questa è la nostra esperienza di Verona. Da qui poi è nata anche una rete dei licei che abbiamo utilizzato per disseminare le nostre piccole esperienze, non solo del PLS. Una didattica nuova sicuramente e importante la relazione con il mondo universitario. Aspetti positivi, li abbiamo visti, momento soprattutto, vorrei prendere il punto 2 di questa slide, momento di sperimentazione di nuove modalità di insegnamento collaborativo con gli studenti. Perché abbiamo la possibilità di vedere, di lavorare con loro alla realizzazione di un piccolo progetto di ricerca e in questo modo i ragazzi si osservano da un'altra angolazione e poi chiaramente opportunità di contatti con le altre scuole e con il mondo accademico.
a criticità piccole, criticità grandi. Allora, l'aspetto organizzativo, già la dottoressa Ferrante l'aveva evidenziato, eccesso di burocrazia che molte volte rallentava e ha reso difficoltoso il cammino e la realizzazione delle attività. Discontinuità ripetute nel modello organizzativo, l'abbiamo visto anche prima, per cui non mi soffermo oltre. Io sottolineerei lo scarso coinvolgimento del dirigente scolastico. Prima abbiamo sentito il prorettore che ha sottolineato che questo progetto avrà la possibilità di entrare nel piano di eccellenza del Zemiur. Se noi non coinvolgiamo direttamente i dirigenti scolastici con un'importanza, ma non un'importanza burocratica, un'importanza reale, è difficile poi che i docenti, la maggior parte dei docenti, si faccia coinvolgere. Quindi io suggerirei, andiamo avanti insomma con questi aspetti positivi, poi piani di miglioramento. Tempistica, presentazione delle attività, per noi è importante. Noi abbiamo i collegi di settembre in cui programmiamo il nostro piano e quindi scegliamo i progetti in funzione del piano dell'offerta formativa. Migliorare come digitalizzare i processi e i contenuti informativi, già abbiamo sentito di questa piattaforma, stabilire e mantenere i ruoli per un periodo abbastanza continuo, garantire la continuità di finanziamenti su cui non mi soffermo, è già stato evidenziato, presentare i PLS in primis ai dirigenti scolastici, cioè riuscire ad avere un incontro diretto con i dirigenti scolastici prima che con i referenti del PLS, cioè con noi docenti, oppure insieme, presentare l'attività all'inizio settembre. Un altro punto di criticità riguarda lo svolgimento dei laboratori PLS. Personalmente io ho registrato una discontinuità e una disparità fra chi partecipa e le classi a cui i ragazzi che partecipano fanno parte. Perché si sceglievano, sì, potete darci 3-4 studenti, dovevamo trovare, cioè, individuare i criteri di scelta. Poi abbiamo risolto il problema pensando che questi ragazzi potessero presentare i loro prodotti di ricerca all'interno della classe, però questo loro fanno fatica a coinvolgere i propri compagni di classe, quindi ridotta e scarsa partecipazione della classe ad ascoltare un progetto di esperienza interessante in realtà. Proposta di miglioramento, attuare il laboratorio del PLS in due momenti. Un primo momento è un laboratorio povero, da svolgere in classe, con tutta la classe. Se serve il materiale povero non servono grandi esigenze. Tra parentesi qui ho riportato il progetto Alesse Osa, appunto per l'importanza, no, della diffusione delle buone pratiche, che in realtà è quello che stiamo facendo in questa sede in questo momento. Penso che tutti voi conosciate il progetto LSO, oppure magari diciamo brevemente, è il progetto di scienze applicate, è gestito assieme con Roma 3, ma a livello nazionale, cui i docenti stanno organizzando, c'è una piattaforma, la trovate tranquillamente in rete, e ormai questo è il suo terzo anno di lavoro, mi sembra, e hanno organizzato una piattaforma in cui si trovano laboratori poveri sia di fisica che di chimica che di biologia. Potrebbe essere un punto di partenza per avere qualche idea. Fatto questo laboratorio povero, quindi rivolto a tutta la classe, quindi riusciamo a superare il punto ridotta partecipazione delle classi, attuare invece un laboratorio di approfondimento. Quindi valorizzare l'eccellenza e quei ragazzi che si fanno maggiormente coinvolgere. Questa attività può essere fatta sia in orario extracurricolare oppure in orario curricolare, esperienza che noi abbiamo già fatto, per classi parallele. Un'ultima nota molto molto piccola, ma che penso sia giusto dire e sottolineare nuovamente, già la dottoressa Ferrante che l'ha fatto all'inizio, il riconoscere il valore del lavoro, dell'impegno, del coinvolgimento. Non c'è stato un adeguato riconoscimento del lavoro del docente a fronte del carico di lavoro. Non sempre efficace la gestione di fondi, io parlo per la mia esperienza di PLS in chimica,
non è stata chiesta la valutazione diretta ai singoli docenti sulle attività del PLS. Il problema della valutazione è un aspetto importante che noi viviamo nella scuola superiore, ma penso che tutto il mondo, anche l'Ateneo, lo stia vivendo in modo importante, perché è proprio sui punti di debolezza che noi riusciamo a migliorare. E questa, cioè, la valutazione c'è stata la valutazione affidata allo IARD, che è stata fatta a livello nazionale, lo IARD ha lavorato a livello locale, università con università. Io ho anche letto le valutazioni emesse dallo IARD, però sono abbastanza generalizzate, quando penso che sia importante che la realtà locale rifletta molto di più sugli aspetti negativi. Grazie. Grazie, davvero una serie di spunti estremamente interessanti. Ora do la parola al professor Secco, che vi illustrerà le quattro azioni previste all'interno del nuovo piano lauree scientifiche. Allora, io intanto mi presento, io sono Luciano Secco, sono il referente per le geoscienze del PLS 2015-2018, ma ho l'incarico di presentare un po' i tratti generali dell'intero PLS futuro. Allora, forse meglio. Allora, prendendo spunto dalle linee guida legate al decreto ministeriale, le finalità del PLS 2015-2018 è favorire l'acquisizione di competenze scientifiche meglio rispondenti alle sfide della società contemporanea e alla ripresa del mondo del lavoro e rinforzare l'impatto della formazione sulla società. Vedete, qui non si parla più di richiesta di aumentare il numero di iscritti all'università, ma si fa chiaramente riferimento all'accrescimento della consapevolezza dello studente delle sue attitudini, in modo che possa poi iscriversi all'università, iscriversi a un corso di laurea, sapendo esattamente a cosa andrà incontro. Tutto questo ha come finalità, ovvia finalità, quella che è l'interruzione della discontinuità formativa. Se noi riusciamo a far sì che gli studenti siano maggiormente motivati, viene a limitarsi, se non addirittura a interrompersi, la discontinuità formativa che c'è tra scuole superiori e università. Allora, le novità del PLS 2015-2018 rispetto ai vecchi PLS sono: estensione del numero di classi di laurea coinvolte, oltre alla matematica, la fisica, la chimica e le scienze dei materiali, adesso ci sono anche la biologia e biotecnologia, scienze statistiche e le scienze geologiche. Creazione di progetti più strutturati. Che cosa significa progetti più strutturati? Innanzitutto una maggiore certezza delle risorse disponibili, da una parte, e dall'altra anche un prolungamento della durata del progetto. E infatti 2015-2018, già vedere come questo prolungamento tutto sommato comincia a zoppicare, però riusciamo forse a partire con l'anno scolastico 2016-2017 con dei progetti già abbastanza ben delineati. Due aspetti che sono fortemente legati fra di loro sono la interdisciplinarietà e la progettazione nazionale. Da una parte tutti i progetti di tutte le discipline sono stati progettati a livello nazionale,
raccogliendo quindi le istanze, le esigenze e le proposte di tutti i corsi di laurea di una determinata disciplina di tutti gli atenei d'Italia. Questo chiaramente è estremamente importante perché garantisce una certa uniformità per una certa disciplina nelle diverse università. Dall'altra parte però una maggiore interdisciplinarietà, cioè all'interno dello stesso ateneo fondamentale è la collaborazione fra i referenti delle singole discipline. Quindi due aspetti, uno che riguarda la singola disciplina, collaborazione fra le varie università, l'altro la interdisciplinarietà, quindi collaborazione fra tutte le discipline della stessa università. A fianco a questo abbiamo il rafforzamento del ruolo di coordinatore dell'università nella realizzazione dei progetti, e questo ha soprattutto a garanzia della maggiore interdisciplinarietà tra le varie materie. E infine l'affidamento all'università del coordinamento della gestione amministrativa e contabile. Queste sono grosso modo le novità del nuovo PLS. Il PLS 2015-2018 si articola in quattro azioni, tutte fortemente correlate fra di loro. L'azione A è quella dei laboratori per l'insegnamento delle scienze di base, quindi realizzazione, progettazione, svolgimento di laboratori congiuntamente università, scuola. Ma qui c'è anche la trasversalità, a questo punto travalica anche il rapporto scuola-università. Vengono coinvolti, ad esempio, centri scientifici, stakeholders territoriali. Era stato ricordato dalla collega Ferrante che era stata coinvolta la Confindustria, il non presente del PLS. Qui gli atenei sono liberi di trovare l'affiancamento di strutture extra-universitarie e extrascolastiche. Questa azione deve consistere sostanzialmente nell'addestramento degli studenti alla risoluzione di problemi da affrontare in modo critico. Quindi lo studente in questi laboratori deve essere parte attiva, non può essere solo una parte passiva. Chiaramente, rifacendomi un pochettino anche all'intervento della professoressa, che non mi ricordo il cognome, ma parlava del laboratorio povero e il laboratorio invece di perfezionamento, in questo ambito va sicuramente dovrà esserci una doppia fase, almeno in alcuni di questi progetti questa doppia fase deve esserci: la presentazione al gruppo classe con un laboratorio agevole nel gruppo classe e poi ovviamente il laboratorio approfondito in altra sede. Nello sviluppo di questa azione devono essere chiaramente identificati gli obiettivi formativi, le attività da proporre e la verifica e analisi dei risultati. Tutto questo sempre congiuntamente, università, scuola ed eventualmente le collaborazioni con gli stakeholders o altri centri scientifici più o meno legati al mondo della ricerca. Tutte le attività sono da svolgersi in vari ambiti, presso gli istituti scolastici, presso l'università, laboratori, qualsiasi tipo di laboratorio, sia esso un laboratorio attrezzato, sia esso un laboratorio naturale, visto che adesso entrano a far parte del gioco del PLS anche attività come le geoscienze e la biologia, è il gioco forza dover utilizzare anche le uscite in campagna e quindi laboratori naturali. Gli approfondimenti comunque saranno rivolti a studenti particolarmente motivati. Ribadisco che lo scopo primario è quello di motivare. Ora, non è possibile che uno studente venga, è possibile, però molti studenti possono essere motivati maggiormente in alcune discipline rispetto ad altre. Ecco che così il laboratorio di approfondimento sappiamo già, al laboratorio di approfondimento sappiamo già chi destinare. Per quanto riguarda la seconda azione, riguarda attività didattiche di autovalutazione e recupero. Sostanzialmente qui ci si rifà all'attività dell'azione A,
perché è necessario fare una verifica continua dei risultati dell'azione A, verifica che dovrà essere fatta congiuntamente scuola-università, verifica che potrebbero essere sviluppate anche attraverso l'ausilio di materiale didattico innovativo, anche online, attraverso piattaforme tipo Moodle che possono essere, che sono già utilizzate dalla scuola, sono utilizzate da noi e sono facilmente accessibili anche dallo studente, anche da casa. Gli studenti andranno continuamente coinvolti in modo da accrescere passo passo la consapevolezza loro, delle loro conoscenze e soprattutto perché sappiano curare la loro preparazione in modo da poi arrivare al mondo universitario avendo seguito un percorso formativo direi quasi completo. Avranno affrontati in questa azione anche problemi analoghi a quelli che si incontrano durante gli studi universitari. Quindi alcune parti di verifica saranno analoghe a quelle che sono le verifiche a livello universitario. Dei materiali didattici specifici, ho già accennato prima, e inoltre dovremo anche sforzarci di trovare, di utilizzare dei test calibrati che possano simulare i test di ammissione alle università per quanto riguarda le diverse discipline scientifiche. La terza azione parla di crescita professionale dei docenti di materie scientifiche in servizio nella scuola secondaria di secondo grado. Allora, attenzione, crescita professionale non è formazione degli insegnanti, è un'azione congiunta università-docenti in cui i docenti o gruppi di docenti individuano le tematiche, gli argomenti che vogliono approfondire e li gestiscono congiuntamente, questo approfondimento lo gestiscono congiuntamente a docenti dell'università. Quindi il docente è parte attiva nel suo processo di formazione. Si ribadisce nuovamente, come fin dall'inizio, come il tutto deve essere co-gestito, scuola-università. Chiaramente questa attività potrà essere svolta in stretta relazione con l'azione A. Non è detto che attività di crescita professionale dei docenti non possono poi avere uno sviluppo successivo per quanto riguarda le finalità dell'azione A, quindi i laboratori con i vostri studenti. Per quanto riguarda l'azione D, si parla di riduzione del tasso di abbandono tra primo e secondo anno nei corsi di studio universitari. Ora, se voi vedete un attimo quello che è riportato qua, si capisce che è un'attività propria dell'università. Si tenta con questo PLS di anticipare alcune azioni agli studenti degli ultimi, soprattutto dell'ultimo anno delle superiori, cercare di fare in modo che ci sia un'attività di tutorato anticipato alle medie superiori. E sembra che il coinvolgimento delle scuole qui sia minimale, ma è un grosso passo avanti, perché fino adesso la riduzione del tasso di abbandono per primo e secondo anno è stata di competenza solo ed esclusivamente dell'università. Qui si estende la responsabilità della gestione di questa azione anche alle scuole medie superiori. Tenete presente che per quanto riguarda, io qui ho portato su un paio di dati, il cosiddetto progetto Dropout, riguardante proprio questa azione, è partito nell'Università di Padova dal 2011. Prima di questo comunque c'erano già delle azioni di tutorato, c'erano cosiddetti tutori di uno, giovani ricercatori o addirittura ultimamente studenti della laurea magistrale che aiutano gli studenti del primo anno che presentano alcune difficoltà.
Da un'analisi appunto di questo, del progetto Dropout del 2015-2016, io ho fatto un paio di calcoli, la percentuale di abbandono globale è pari al 25%, con punte dell'Università di Padova che arrivano prossime al 50%. Per quanto riguarda le scienze, la percentuale di dropout è 21%. Se facciamo un conto molto semplice e vediamo qual è la percentuale di dropout solo ed esclusivamente nelle discipline che sono state oggetto di PLS negli anni passati, scendiamo al 15%. Il processo è positivo, vediamo di continuarlo, se riusciamo a scendere anche al di sopra di questo 15%, avremo fatto poco. Grazie.